À Oslo, des tractations de paix sont en cours en Norvège entre le gouvernement des Philippines et des rebelles communistes. Dans cette nouvelle émission en langue française de Radio Vatican. Près de morts et autant de blessés, c'est le dernier bilan en Italie. L'Italie endeuillée se mobilise après la secousse meurtrière qui a ravagé et partiellement détruit plusieurs villages de montagne à l'aube mercredi matin. Dans l'espoir de trouver de nouveaux survivants, les secouristes continuent de fouiller des tonnes de décombres ce jeudi. Après une nuit de recherche vraiment peu fructueuse, ils sont des milliers de bénévoles et professionnels à s'efforcer encore de détecter toute trace de vie, aussi minime soit-elle. En 2009, le dernier survivant du tremblement de L'Aquila avait été sauvé 72 heures après la catastrophe. Il faut chercher les vivants et chercher aussi les dépouilles des morts. Maurizio a perdu son frère et sa belle-sœur Anna. Hier, j'ai commencé à creuser avec la protection civile pour essayer de trouver mon frère, pour le tirer des décombres, mais il n'y a rien à faire. Je l'ai appelé trois fois, Federico, Federico. Il a répondu, je suis ici, et puis après, on n'a plus rien entendu. Sa femme, je pense qu'elle, elle a dû mourir sur le coup, et là, ils sont toujours en train de creuser pour récupérer les corps. Les propos de Virginie Riva. Voir un village enchanteur transformé en une localité totalement dévastée est insoutenable. Pour mon frère Domenico Confili, la situation dans la région d'Amatrice ressemble à un théâtre. Du 6 mercredi soir, il a été interpellé par une dame qui lui a posé cette question. Mais où est Dieu? Je vous propose d'écouter sa réponse. Mercredi soir, j'étais à Akumoli, dans le village de... Et nous avons posé exactement cette question. Une question qui nous accompagne toujours dans la vie quand nous sommes confrontés à la question fondamentale qui est celle de la mort. Certes, la foi ne tire pas le désespoir, mais l'espoir de pouvoir donner un sens à tout cela. En ce moment, bien sûr, c'est difficile. Ce que nous devons croire, c'est que Dieu est toujours de ceux qui souffrent. À côté de cette question, où est Dieu, nous devons immédiatement après en poser une autre, où est l'homme, ou plutôt, où est l'homme. Parce que la fragilité du système de notre pays est telle que face à un événement aussi important, on finit toujours par constater les dégâts. C'est la énième fois que nous sommes amenés à nous demander si tout avait été fait pour empêcher que face à ces phénomènes de la nature, certes imprévisibles, on ne pourrait pas résister de façon différente. Monseigneur Pompili est l'évêque de Rieti interrogé par Déborah Donnelly. À peine quelques heures après le tremblement de terre italien qui a frappé les provinces de Rieti, d'Ascoli, de Perugia, fermement mobilisés après avoir des pompiers travaillant pour l'État. Le pape a décidé d'envoyer également des armes sur place. Je vous rappelle que dans toutes les églises italiennes, il sera organisé en septembre prochain en faveur des sinistrés. La conférence est l'italienne a débloqué 1 million d'euros, la Caritas italienne une première aide de 100 000 euros à destination des Caritas italiennes qui ont mis à disposition pour accueillir les survivants qui se font proches des personnes blessées pour les écouter pour le premier secours. Desde el primer momento que fui allá, fui acogida muy bien, entonces, experiencia ya desde ese momento. ¿Te gustó el paisaje? ¿Te gustó lo que viste? Y el calor humano que viste. Erika diceva, en italiano, aunque si tú lo conoces más bien de mí, pero, ecco, si es en Ecuador, 2006 hasta 2011, en estos años, per uno stage dopo il suo master internazionale alla Università. È arrivata a Quito, al centro andino della Università Salesiana, dove ha fatto poi una ricerca su medio ambiente e potere locale. Questo lavoro gli ha insegnato moltissimo, ma soprattutto lei ricorda il calore umano, quello che lei ha ricevuto di questo popolo, di questa gente, del paese.
Poi sei rimasta in Ecuador, cioè una volta che tu hai fatto questo stage, io ero finito e tu però comunque hai deciso di questo paese, com'è stata questa esperienza, ma perché poi hai deciso di fare questo? Allora, diciamo che l'obiettivo anche precedente al master era quello di vivere e conoscere, magari lavorare in un lungo periodo in Sud America. Il mio contatto, diciamo, il primo contatto con il Sud America è stato in Messico e successivamente a questa esperienza poi ho avuto questa opportunità data dalla, diciamo, dalla mia vita, insomma, università post-universitaria nello specifico, che è stata quella di fare questo stage in Ecuador. In Ecuador mi sono trovata molto bene e quindi, visto che il mio obiettivo, il mio progetto di vita di quel momento era quello di comunque vivere e lavorare in America Latina, ho cercato il modo di poter restare in Ecuador, anche perché appunto, come ho detto, è stato un paese per me che da subito ha prese positive, insomma, dell'accoglienza umana, molto interessante. Come ti sei mantenuta dopo che hai finito questo stage? Raccontaci un po'. Sicuramente la prima cosa che ho fatto era quella di cercare di mandare il mio curriculum alle organizzazioni comunque che si occupassero di cooperazione, organizzazioni internazionali, quindi italiane, presenti in Ecuador. Poi sono stata in contatto anche attraverso lo Stato, e quindi diciamo, il primo lavoro che mi ha permesso di mantenermi è stato quello di insegnare l'italiano presso l'Università del Pacifico e quindi ho fatto insomma questo sì, perché poi dopo una serie di colloqui sono appunto di portare avanti dei progetti, quindi il mio presidente è stato di assistente di progetti a Montalvo, nella provincia de Los Ríos, in un progetto, diciamo, di fronte alla preparazione delle comunità locali e delle istituzioni ai disastri naturali, insomma, a fronteggiare varie calamità naturali. In quel contesto, appunto, c'era la problematica di Desaves, Derrumbes, mi viene da dirlo in spagnolo, che comunque era la mia vita di lavoro, potremmo dire, comunque frane, no? Comunque tutto ciò che ha provocato le forti piogge, quindi anche alluvioni, comunque problematiche legate a questo. Questa era la principale, e penso che sia tuttora la principale problematica che dello Srios, di quella zona, no? Dopo di questo, qual è la tua esperienza? Oh, successivamente, quindi dopo aver lavorato in questo settore come assistente di progetto, ho proprio portato avanti io direttamente come coordinatrice di progetto alcune attività specifiche legate all'integrazione locale dei rifugiati italiani a nord dell'Ecuador. E quindi a quel punto mi sono trasferita nella provincia di Imbabura. Nel 2007 ho aperto, diciamo, un ufficio di campo per COPI, un ufficio di campo che in collaborazione con UNHCR si è occupato di svolgere una serie di attività coordinandoci anche ovviamente con gli enti locali, il municipio di Barra, di Culcán, la governación, il governo provinciale, una serie di entità locali per da un lato accogliere questa popolazione rifugiata bisognosa di protezione internazionale, ma allo stesso tempo supportare le popolazioni locali che ricevevano questa popolazione, perché comunque, no, magari anche in quel contesto c'erano dei problemi alla problematica aggiuntiva dei rifugiati colombiani. Infatti qui si entra in un argomento un po' spinoso, diciamo anche.